Ecco, questa è una casa completamente abbandonata in montagna che potrebbe essere benissimo usata come un posto dove passare la notte, per dire, in tempi non bellissimi. E si potrebbe per esempio fare un elenco di tutte queste case abbandonate, un elenco di tutte le fonti d'acqua che ti permetteranno di vivere, sempre se tu non cedi e diventi un super saiyan anche tu, cioè un ariano come gli altri, prendendo il succo magico. Però per quei pochi che dovranno combattere, queste sono cose da analizzare. E adesso una signora qua, in questo paese qua, mi ha detto che praticamente quella sirena maledetta che suona ogni mezzogiorno, se sirena di guerra, suona perché questo paese qua, dove mi trovo in Abruzzo, praticamente aveva un sacco di terreni qua, diciamo, in questa pianura. E per chiamare gli schiavi, che era mezzogiorno e dovevano mangiare, si faceva suonare questa sirena che ancora oggi suona perché mi ha detto questo prete l'ha proprio voluto, questa sirena infernale proprio, che sembra una guerra. Questa qua invece non è abbandonata, però presto lo sarà perché il Super Saiyan da remoto verrà fatto fuori, quindi potrebbe diventare una risorsa, diciamo. Però per raggiungere tutti questi punti così nella montagna, ragazzi, di case potenzialmente che ti potrebbero salvare la vita, richiede o saper usare le mappe perché non avremo più strumenti di spionaggio con noi, ovviamente, niente più telefono. Ma tu riesci a stare senza telefono, pecorella, per qualche giorno? Per una guerra? Ci riesci? Penso proprio di no. Quindi si impara tutta la memoria, insomma, tutte le risorse che hai intorno a te, che potrebbero diventare molto utili in futuro, oppure diventa un super saiyan anche tu. C'è da prepararsi o per morire da schiavi o per morire da liberi. L'unica differenza è che se provi a combattere, può darsi qualcosa diverso da quella che ti aspetta se muori da super saiyan. Ci possa essere resistere. Beautiful face for you again. Qualcuno mi ha detto, l'uccellino, non diciamo nome, che ma è vero che vivi, forse hai ragione che vivi a combattere per dei diritti e delle cose che comunque, insomma, per farci tornare comunque al pre-2020, no? Che questa persona diceva che comunque era schiavitù, però io la preferisco. Il problema è che il mondo pre-2020 non era lì per rimanere, eh? Era solo di passaggio, diciamo. C'è una persona davanti che... C'è gente che parla con la telecamera da solo ormai. C'è niente da fare. Ciao. Hint, hint, hint. Suggerimento, suggerimento, suggerimento. Suggerimento, suggerimento, suggerimento. Solo questo può fermare il nemico, non le bombolette. Purtroppo, mi dispiace. Io non sarei capace neanche di... cioè, però... abbastanza neuroni da capire che l'unica cosa perché ferma questi mostri è questo. A loro non piacciono i buchi, per questo ci stanno riempendo di buchi a noi. Allora, purtroppo non potevo registrarlo in faccia, però ho incontrato una coppia di sulla settantina forse, che stavano facendo un giro qua e mi hanno detto: ma si arriva al tuo paese? Perché effettivamente non si vede mai, no? Gli ho detto sì, stava andando bene, però effettivamente non si vede mai finché non arrivi alla fine e lì vedi tutto il paese. E però la donna era francese e come me ha vissuto in Italia lei per 40 anni, io per 30, e io ovviamente gli ho detto: Je m'appelle Marcel, je m'appelle Marcel, mais je ne parle pas français. Ok, so hold on, as I told her, you know? E she told me, non so perché, ma Marcel in francese significa anche la canottiera, che io non indosso, ma significherà qualcosa questo. Marcel in francese significa anche la canottiera. Ma che ne so. Non riesco ad uccidere un albero. Cioè, vi sta parlando uno che sta messo male su quell'aspetto là, diciamo, della difesa, eh? Però capisco che purtroppo funziona così. Però
senso che io per fare questo bastone qua, adesso che sono sceso qua in montagna, ho girato e girato finché non ho trovato il bastone che era morto, ma io lo chiamo morto perché per me hanno vita anche gli alberi, e non riuscivo a spezzare, perché avrei potuto prendere qualcuno, un albero che era in vita, no? Che sono molto più resistenti, no? Ma non ce la facevo, cioè mi dispiaceva uccidere alla fine questo essere vivente, no? E prendo sempre qualcosa che era già spezzato per terra. E questo per dire che purtroppo, cioè lo dico anch'io, che purtroppo è inconcepibile anche per me quella roba che ho fatto vedere adesso. Però so anche che è l'unico modo per fermare questi mostri. Perché se vedi questi mostri, diciamo che è quello che ci tiene in linea a noi alla fine. Però c'è anche questa cosa in me sempre, che è il fatto che l'uomo sta messo male, diciamo, e comunque la libertà va sempre difesa e tutto quanto. E nello stato in cui ci hanno portato e ci hanno ammusciato a noi adesso, e fare una vita dove tu praticamente stai sempre armato perché sai che l'uomo da un momento all'altro potrebbe toglierti la libertà, la vedo difficilissima proprio. Cioè noi dobbiamo passare un sacco di merda e sopravvivere con la merda per capire che sì, forse per difendere la libertà devi essere sempre vigile, no? E armato purtroppo. Allora, sei arrivato fino alla fine di questo video, ti voglio premiare con una cosa bella. Questo albero sembra morto, però c'è una nuova vita che sta nascendo dentro di lui. E sto adesso per regalarti una mela. La mangerò io, però tu immagina di mangiarla. Un campo minato di mele. Ragazzi, stiamo tutti insieme per mangiare una mela. Ma che fa questo? Mangio le mele per terra? Sì, le mangio per terra, le pulisco con altre foglie perché sto qua. E niente, tutto pulito qua. E anche se c'è un po' di foglie. No, succede niente, adesso è il momento magico. Ah. Quindi tu immagina, più di tanto non è che posso fare, insomma. Non ho i giga per mandarti questa mail tramite email. Non dico che questo è un inferno tutto quanto, però mi piace sempre chiudere con un po' di qualcosa di divertente. Perché io ho emozioni. A differenza di VV, che è una macchina, un guerriero competente. Io anche in questo inferno mi piace dare un attimo di vita. La mia parte razionale dice: ma che cazzo fai? Invece di prepararti per la guerra, mangi mele. Sì. Quest'albero qua è indeciso. Qualcuno ha detto che sono un prete. Ma perché? Con me ci si diverte così tanto. Con me è veramente. Allora non so se si vede, ho un albero di Natale qua con me. Perché così ho anche legna gratis per questa notte. E dal mio cabriccio. Per un venerdì sera eccitantissimo. Scegli Marcella anche tu.